Sì, ho sentito quanto i giovani che mi hanno attaccato fossero anche loro vittime di ferite gravi che vengono dal conflitto e quindi creano una cultura della violenza che fa sembrare che solo con la violenza si possa ottenere più vita. E invece, la vicenda che mi è accaduta mi insegna a perdonare e che solo il perdono può davvero riallacciare quei rapporti che sono stati divisi e curare quelle ferite che creano morte e divisione piuttosto che fraternità e accoglienza. È ottimista sul futuro del Sud Sudan? Io credo in questo popolo, credo nella bontà delle persone, nel desiderio di pace, e nel desiderio di vita che c'è in ogni famiglia e persona che ho incontrato. Ovviamente il cammino è lungo e la pace è sempre fragile, va conservata e custodita con attenzione.